Andare a votare referendum di domenica e lunedì prossimi significa scegliere due strade diverse per il nostro futuro. Una che parla di produzione energetica centralizzata, di grandi impianti, di rischi, di costi, di scorie radioattive da smaltire, di servizi pubblici fondamentali come l'acqua, privatizzati forzatamente, portati lontano dal cittadino, dal controllo degli enti locali. L'altra strada, la seconda, implica un futuro completamente diverso, cioè una società fatta di fonti energetiche rinnovabili e pulite, di risparmio energetico, di efficienza energetica, di servizi pubblici, ripeto, indispensabili, fondamentali, come l'acqua, che siano e restino beni comuni, che siano vicini al cittadino, sottoposti al controllo degli enti locali. La scelta del governo che intende riproporre, riportare l'energia nucleare nel nostro paese, una scelta fatta in assenza di una programmazione energetica adeguata, in assenza di una programmazione che ne giustifichi l'esigenza, che giustifichi questa scelta. Noi siamo contrari ad un'impostazione di questo genere, crediamo che le scelte energetiche, che sono importantissime, debbano essere fatte in un quadro coerente di programmazione energetica per l'intero paese. Tutto questo va insieme alla privatizzazione forzata dei servizi pubblici locali, del servizio idrico. L'acqua è un bene fondamentale, un bene importante, è una risorsa naturale da tutelare e che deve essere resa accessibile e disponibile a tutti, anche alle fasce più deboli della popolazione, in quanto diritto fondamentale delle persone. Su questi punti noi non siamo disponibili a cedere, è importante quindi andare a votare domenica e lunedì. Andare a votare e votare quattro sì ai quesiti referendari per cambiare questo stato di cose, per avere un futuro in cui le risorse energetiche, materiali, le risorse fondamentali come l'energia e l'acqua siano davvero disponibili a tutti, siano vicini al cittadino, siano tutelate nel loro aspetto naturale e ambientale, per cui domenica andiamo a votare e votiamo quattro sì ai quesiti referendari.